Va bene, parlerò a voce abbastanza bassa, in quanto ho bisogno di essere silenzioso, dato che la mia famiglia dorme in questo momento. Quindi va bene, volevo dire una roba, siamo sempre qua su For Honor e mi interessava parlare del fatto di avere un main PG in questo gioco. Io non ho un main PG, volevo averlo, però alla fine, come vedete, non c'è un main. Quello che ho usato di più alla fine è stato il Kensei, ma non potrei considerarlo un main perché se lo fosse stato, avendo un'autorità 10, lui sarebbe un'autorità 10. E chiaramente lo saprei usare molto meglio. Ecco, così non è. E quindi niente. Preferisco usare più i personaggi, così riesco a di imparare ad utilizzarli un po' tutti e soprattutto imparare a combatterci contro. E come avete visto, sono riuscito a portare alla notorietà 1 il mio giustiziere e alla notorietà 2 il Kensei. Esatto, quindi vabbè, ci siamo fermati così. Adesso stavo utilizzando un pochino il conquistatore, che è carino, ma non è così divertente. Il condottiero non ho assolutamente voglia di utilizzarlo, non mi dice nulla questo personaggio. Lo Shugo che è divertente, lo utilizzerò. L'Orochi invece adesso sto provando ad utilizzarlo un pochino. La Valkyria l'ho usata, ma non so, non mi ci trovo, non mi dà quel feeling interessante che mi hanno dato altri personaggi. L'Highlander è l'Highlander. Va bene, quindi io direi che andiamo a fare delle partitine, vediamo, ma riusciamo a trovare una mischia. Dai. Se riusciamo a trovarla, non ho taglio il caricamento, ne approfitterò per parlare. Allora, direi che trovo un sacco di gente che magari è, per esempio, a notorietà 10. Ha un personaggio, uno solo, a notorietà 10. Ma io dico, ma scusa, ma tu hai comprato un gioco perché ci sono tanti personaggi, ma provateli un po' tutti, no? Qual è, se no, il divertimento di usare sempre lo stesso personaggio? Certo, poi diventi bravo e va bene, però un po' cambiare ogni tanto non è molto male, ecco. Abbiamo anche attività bassa e mischia questa sera. Che in realtà non è molto tardi, eh. Che ore sono? Sono le 10:30 di sera, non è tardi. Però devo dire che sono abbastanza stanco. Quindi se mi sentirete sbadigliare o avere qualche sintomo di sonno, capirete il motivo. Spero che non entri nessuno in camera perché. Ok, perfetto, dovremmo aver trovato la lobby. Va bene. Orostein. Ah, quello lì l'avevo già sentito. Ora, chi potremmo prendere? Io prenderei. Non lo so. Potremmo prendere un personaggio da portare su. Quindi, magari l'Orochi. Se farò brutte figure, non vi arrabbiate. Perché davvero. Qui mi vedete alle prime armi. Non l'ho utilizzato da una vita. Però mi interessava. Ah, non siamo esattamente in vantaggio, eh. Orca. Scusatemi. No, assolutamente non siamo in vantaggio, decisamente. Vabbè, finirà molto male questa mischia qui, ma non importa, va bene lo stesso. Dato che l'episodio scorso ho vinto sempre. Sono abbastanza contento che quell'episodio esista, perfetto, contro il conquistatore, quindi. Cavoli, 35 fps, però anche no. Eccolo là, eccolo là. Ah, maledizione. No, 37 fps non è una cosa bella. Cavoli, mi ha fatto malissimo col mazzo frusto. Ok, ho capito. Va bene, abbiamo fatto un po' di danni. Non la vedo bene io assolutamente. Allora, se riesco a fare un parry abbiamo vinto. Non l'ho fatto. Però c'ero quasi in realtà. Tra l'altro è di una figaggine da paura questo ragazzo.
Va bene, vediamo il nostro amico come se la cava. Non pare molto bene. Io quell'Orstein lì lo avevo già visto. Ci avevo già combattuto contro. È uno che ci sa fare parecchio. Effettivamente si vede che ha esperienza nel gioco. Sicuramente di più di quanto ne abbia io. Ha scelto come main quel Berserker, che è davvero un gran bel personaggio. Io adoro il Berserker. Magari dopo lo utilizziamo. Vediamo un po'. Ah, va bene, va bene. Mi è piaciuto. Devo dire che questi due ragazzi insieme fanno coppietta che spacca. Coppietta, scoppietta. Secondo round. Allora, noi siamo contro il buon boss di Dark Souls. Dark Souls 1 e 2, no, il 2 no. Mamma mia, ma come ho fatto a vincere? Non lo so. Vabbè, io non mi intrometto in realtà. Perché non è Dark Souls e non mi danno. Allora, grazie mille, guarda, per essere stato gentilissimo. Penso che lui abbia sbagliato qualcosa. Però sono contento nel senso che. Voi mette. Sono riuscito a uccidere uno bravo. Questo Orochi che non uso da una vita, non l'ho mai imparato ad usare. Lo uso più per l'estetica, mi piace davvero l'estetica, a parte il collo, non sembra che abbia problemi, non so. Comunque. Anyway. Va bene, qui come siamo messi? È un combattimento lento, lento, conquistatore, conquistatore, è una cosa da sofferenti. Cavoli. Vabbè, il nostro non è messo molto bene in realtà. Quest'altro conquistatore, questo Blood on Blade, ha una capacità di difendersi allucinante. Non so, avrebbe potuto vincere se avesse fatto R2, credo. Noi facciamo dare il freestyle. Non andare in vendetta, che brutta persona. Bravo, bravissimo. Che bravo ragazzo. Comunque, la modalità senza vendetta della mischia. Dov'è che io non la trovo? Niente, molto bravo. Niente, l'ha distrutto questo. Ah, ma non è ancora finita, effettivamente. Ah, cavoli. L'ha usata a scopo difensivo. In realtà è un buon utilizzo della vendetta. Simpatico questo ragazzo, mi piace. Cavoli. No. Ah, ho sbagliato tutto nella mia vita. Di nuovo, ah, cazzo, è finita. Ah, era un attacco pesante, cavolo, era schivabile. Niente, sto qua è un bravo giocatore. Lui è un bravo giocatore, io me la sono giocata molto male. Ora, qui stiamo facendo delle figure davvero tristi. Terzo round. Va bene lo stesso, non è così importante. La fluga. Come ho fatto a non schivare quella cosa là? Ok. Dai, 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 che ti freghiamo. Mi sa che devo solo aspettare il suo di colpo. No. No. Cavoli, va bene. Che errore, che errore che ho fatto. Mo' sono davvero in panico. Devo aspettare. Oh yes. Sono contento, cavolo. Sono riuscito a battere questo ragazzo che è davvero molto bravo. Ok, va bene. Vendetta a scopo difensivo, buono, mi piace. Andate, andate. Tranquilli. Io ho poca vita. Non ce la farò mai. Come faccio? Come faccio? Mi distruggo questo qua. No, oddio. No. Non ci credo neanche un po'. Nel frattempo sono più bravo di quello con me, che in teoria dovrebbe essere più bravo. Ma non importa. Va bene, dai.
Spero che si senta alla fine la mia voce, perché ogni volta devo risettare sempre i volumi, le cose. Va bene, allora vediamo che si riesce a fare. Allora lui ora mi sa che sta sperando. Ok, grazie. Cazzo. Azze, mamma mia, non ne ho fatta una giusta qua. Bravo. E bravo. No, no, beh. Ho fatto una cavolata dietro l'altra. Ok, questo combattimento qua tra sti due signori non finirà mai perché è così. È partita la sagra della parata. Lo sapevo. Bello. Ok. Perché non va di. Dovrebbe aspettare, fare un parry, ma di un guard break. Guard break, schivata R2, Mari R1 dopo. Sento i suoni sballati in questo momento. Ok. Mamma mia, quanto può essere figo? Sì, dai, senza stamina. Ornstein 949. Scusa, questa cosa è particolarmente noiosa, ma non ho assolutamente voglia di dover renderizzare, dato che ci metto troppo tempo e non ho. Al momento non ho proprio il tempo per farlo, siccome se renderizzo non voglio far fare altro al computer per evitare che il rendering venga sbagliato e quindi ci siano dei fuorisincro e delle cose del genere. Eh beh, sta durando 20 minuti sta cosa. Mi sono onestamente rotto le palle. Me le sarei rotte. Ma è così. Dai, dai, che il nostro ragazzo riesce anche a portarsela a casa. Perché poi diventa molto più veloce con l'altro gioco adesso. Speriamo che lui non usi la vendetta come un cretino, perché gli altri sono stati onesti con lui. Mamma mia. Vabbè. Ma che la tolgano direttamente sta vendetta del cavolo, eh? A che serve? Bello. Vabbè, ma qui vanno in vendetta 65 volte. Infatti sta finendo il tempo per lo scontro. Oh, ce l'ha fatta il nostro conquistatore. Ha vinto. E mo ce n'è un altro. Cazzo, quando è che giochiamo noi? Arca, arca. Ma Ornstein qua fa il cavaliere all'ammazza draghi, fa. Ogni situazione è puramente casuale. Dovrebbe andare di spam di R1 un po' di più, secondo me. Ma boh, non sono assolutamente un bravo conquistatore io, quindi ce l'ho giusto a livello 14. Però da quel che noto, almeno sembrerebbe utile andare un po' di spam. Perché usa molto l'R2 nella speranza di. Niente. Vabbè, buona giocata comunque. Però basta questi qua. Vi prego. Mi piace la mischia e tutto quanto. Però mi sa che è il caso di andare a fare un duello 1v1. Anche se troviamo qualcuno di forte, non importa. Alla fine, ho deciso che me ne frego della pugnatura. È brutta. La tolgo. Sarà anche migliore, ma è brutta. Vediamo. Loro daranno la revenge. Spero che non usino. Però se usano ancora la roba lì è troppo brutto, comprometterei un pochino l'episodio. L'episodio, mamma mia. Come se fosse una roba così, venire a fare l'episodio con me. Va bene, comunque. Così, abbiamo 4303 crediti. Ecco una cosa, io vorrei davvero tanto poter evitare di parlare solo del gioco quando faccio i video, perché è una cosa che mi annoia, perché se io vedessi un video in cui si parla solo del gioco, a meno che io non stia cercando una guida, mi
Mi romperei le scatole davvero parecchio. Davvero preferisco andare a vedere qualcosa in cui mi viene raccontata una storia. Alla fine la cosa bella di sentire qualcun altro che parla è sentire delle storie, come potrebbe essere leggere un libro piuttosto che giocare proprio un videogioco, piuttosto che vedere un film. Usiamo l'orologio, scusate, non è ripetitività, è ripetitività. È che semplicemente ho intenzione di portarlo almeno notorietà 1, anche per collezione. Ah, e troviamo un altro Orochi più bravo di noi. In generale, più bravo di noi, questo ragazzo. C'ha un logo orribile. Non che il mio sia così figo, il mio l'ho fatto in 5 minuti. Meno. Va bene, Mari. Vedendo come gioca lui, che sicuramente ha un po' più di esperienza di noi con l'Orochi, potremo intuire come utilizzarlo anche noi al meglio, no? Ciao. Ush. Ok. Allora, da quanto mi hanno detto, vuoi giocare counter. Quindi, se per esempio faccio questo, poi lo blocco e poi faccio questo. Ecco qui, no? Ecco qui, ho preso un tot di mazzate, devo dire. Niente, è stato bravo. Beh, anche ma. Il brutto delle rocce è che quando lo porti avanti gli equipaggiamenti non sono fighi, sono standard. Purtroppo queste cose sono così. Cavoli, spero davvero si senta la voce. Anche se non si sente l'episodio, lo caricherò lo stesso. Facciamo finta che è gameplay. Poi vedrò, al massimo mi starà del montaggio e dirò che devo fare. Ok. Cavoli, bravo. Vabbè, ha fintato il pesante per fare un altro pesante. Ma è nostra però. È bellissima questa esecuzione. L'altra non mi piace. Questa è molto bella. Grazie. Dai, qui ci sta. Ce la siamo portata a casa. Non che avessimo giocato bene, però qualcosina che scolapasta che c'è in testa, Orochi. Cavolo. Proprio brutto lo scolapasta che c'è Orochi in testa. Però esteticamente mi piace in realtà. Chiaro, non raggiunge il mio Kensei, il mio. Ah, anche io so fintare, visto? Sì. Eccolo là. Bella! Sono felice, non ho parlato, volevo essere un attimo concentrato per la mia piccolina. Ma io vorrei dire una cosa, ma perché usare i personaggi maschi? Io, cavolo, sei un uomo. Perché non dovrebbero piacerti i personaggi femmine? È più bello utilizzare un personaggio donna. Non so, è analogica online. Quello della dinosauri della Dingo Picture. Però ho sbagliato. Anche io. Ok. Ok, siamo ancora in gioco, siamo ancora. Oh, non dovevo colpirlo secondo me per il range, però. Oh, abbiamo vinto 3-1. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo a 19 minuti, ma sinceramente lo posso anche allungare un po' l'episodio. Ho visto 20 minuti, sono abbastanza veloci da vedere. Devo dire che anche personalmente mi piacciono. Io gliela do la rivincita. Sta mappa. Non mi piace tanto sta mappa. Utilizzeremo sempre Orochi oppure utilizzeremo I Got a Cancer. Dovrei usare ancora un attimo l'Orochi però. No, prima il conquistatore. Così, prima ho parlato tanto del conquistatore. Avrete pensato, oh, ma questo è un pro del conquistatore. La verità è no, non, assolutamente no. Tra l'altro ho notato un rumore di sottofondo che non pensavo fosse il rumore del computer, ma non lo è.
perché ho fatto delle registrazioni senza utilizzare il microfono per testare. E questo non mi fa capire realmente quale sia il problema. C'è un rumore di sottofondo e devo capire come toglierlo, se avete idea. Devo ricordarmi adesso che non sto usando l'Orochi, eh. Ok, sta. Bravo. Ah, cavolacci. Adesso vi faccio vedere quello che intendevo per spamming. Fare. Sta, abbiamo ripreso. Visto? Eccolo qua. Sono un bravo conquistatore. Stelmo è bellissimo e si è rotto, quindi non è più bello come prima. Tanto si rompono sempre allo stesso modo gli elmi in questo gioco. Siamo a 21 minuti, sì. Facciamo un altro. Dopo questo arriviamo a 25-30 minuti. Non importa, va bene. Signor Orochi, salve. Io le vengo addosso. No. Ci ho rimesso. Ok, va bene. Starting veramente pessimo. Ma che farà lei, signor Roche? È molto poco difensivo questo Roche, quindi è un po'. Mi è cascato qua però, signor Roche. Mio signor Roche, è finita così però, alla fine. Ah, cosa sta. Si puliceva bello il tronco, che belle le texture di questo tronco. Ecco fatto, la bella visuale del mio personaggio. Ma cosa vi faccio Terzo vedere round. io? Ma che qualità vi porto, dai, onesto. Onesto, ecco, mi sento un giovane a dire queste cose. Io le vengo addosso, signor Roche. Però non la colpisco perché sono una brava persona. Ma perché alla fine di quella cosa lì, signor Orochi carissimo, non fa. Vabbè, qui era un po' una telefonata. Questo mo prendo e facciamo una roba nuova. Ok. Vorrei finirla in modo figo. Solo che non conosco cose fighe di questo personaggio. Ecco, così. Non era per niente figa come cosa. Cavoli, 3-0, neanche tanto sudati alla fine. Quest'ultimo qua è stato un flawless. Yo. The perfect is real. Counting a chat to my channel this is. Scusate l'inglese brutto, però ho trovato un nuovo mazzafrusto. È bellissimo, subito. E gli ridò le rivincite, comunque questo tizio mi piace, è abbastanza bravo. E allora, forse sono anche un po' avvantaggiato con questo personaggio qui contro di lui, eh. Allora, cosa potremmo utilizzare? Una roba che non ho mai usato in video, non so. Ma prendiamo il berserk e facciamo la brutta belle le asce. mi piace un sacco il Berserker. Non so usarlo molto bene. Ah, ha preso l'Highlander. Perfetto, mo ci rimetto io. Se avesse avuto ancora l'Orochi sarebbe stato assassino contro assassino. E vabbè, vediamo un po' come va. L'Highlander, davvero, ragazzi, non mi ci trovo per niente. L'Highlander lo odio. L'ho preso e. Ok, vabbè, giustamente lui. Manca di Hyper Armor, dice queste. No, però le cazzate non le devo fare. Vabbè, ho sbagliato. Vabbè, qui ho completamente ciccato di tutto, quindi. Qui ho sbagliato tuttissimo. Ecco, vedete cosa intendo, no? Io non utilizzandolo l'Highlander, anche se lo. Secondo round. Non riesco a combatterci neanche contro, perché.
Anche se la persona non è particolarmente brava con quel personaggio lì. Ecco qui, chiaramente, adesso io parto col... Mo il Berserker si è incazzato. Yes. Io odio questa mappa perché fa un sacco di casino. È fastidiosissima ed è orribile perché è su spazi stretti. E poi io dico, cazzo, Ubisoft. Adesso. Non puoi fare un gioco competitivo mettendo burroni ovunque. Che se conta l'abilità, l'abilità non è premere il tasto per essere buttati giù. Carissimo. No! No, è crash. È crashato. Cosa? What? No. No, spero che sia crashato, che non si sia disconnesso, perché comunque dovevo ancora perderlo quello scontro, non era mica detto niente. A me sta sulle palle, perché poi molte volte sono più bravi i giocatori, quindi... Instance. Cavolo, ma... Pazzo, sei un bot. A voi l'attacco più dannoso del nostro carissimo... Ah, carissimo Berserk, che ne può fare quella cosa là? Io però non voglio perdere contro il bot. Fortunatamente l'Hyper Armor non c'è nella offensive stance del carissimo Highlander. Vabbè, oh, vabbè, diciamo che abbiamo vinto. Ma in realtà anche no, non... È stata di una tristezza incredibile questo scontro. Niente. Vabbè, a sto punto vi saluto e direi che ci becchiamo al prossimo episodio, che sarà molto probabilmente di For Honor. Cercherò di caricarne un po', anche perché ho voglia di farli, quindi io che ho voglia di fare qualcosa significa un bel po'. Questo è un altro po'. Ciao ragazzi.